vita mia ho sempre cercato di cambiare il meno possibile. Ho cercato fino all'ultimo di radicare la situazione, ma no, non tanto nel parlare con lui, ma quanto con la squadra. Poi, come ha detto il Presidente, qualche episodio, un po' di sfortuna ci hanno portato a questa conclusione. Ripeto, una conclusione amara di cui mi sento sconfitto, perché quando fai un programma con un allenatore ma non parlo dell'atto di amicizia, umano, parlo proprio dell'atto professionale, ad un punto tu ti guardi negli occhi, non capisci o non si pensa come, avendo provato tutto a restare una squadra di calcio, è un fatto direi traumatico. Poteva andare un'altra chance, però pensandoci bene, rivisto il film della partita lì di domenica scorsa, mi sembrava superfluo continuare con dei numeri impietosi, perché quando fai 2 punti su 24 devi star zitto, cercare di rimediare e lavorare. A capire come era Pistoiese prima e come era Pistoiese oggi, per me che vivo con i giocatori è difficile, non mi riesco a spiegare tutto, diciamo, sto mese di novembre è bellissimo, è tutta direi una retromarcia per me che era immaginabile. A quel punto, col cuore in mano, ma senza rimpianti, ho parlato più volte con Cristiano e siamo divenuti a questo discorso di cambiare. Cambiare intendo, non mi sono sbagliato la mattina io, quello che ho deciso il Presidente, abbiamo deciso tutti di cambiare. Ho pensato subito a Stefano Sottili, che era stato con me a Carrara, di cui con lui io avevo un debito, e il debito era che avevamo fatto un campionato bellissimo. Poi per mille storie io ho lasciato il Sole, sono andato a Spezia, non sto a dilungarmi perché, per come la società, e l'ho messo in difficoltà, ho messo in difficoltà lui e la squadra, eravamo in piena zona playoff e poi la squadra ha fatto un campionato più che dignitoso. So come lavora, so come ragiona, conosco bene Massimiliano Bongiorni che è il suo secondo, mi ha fatto una lieta sorpresa, regalandomi, credo, il più bravo allenatore dei portieri che c'è in Toscana, che è Alessandro Mannini, che oltre a una storia da calciatore ha, direi, ha un 15 anni, credo 20 di esperienza, e sono sicuro che migliorerà di molto i nostri portieri, perché lui, il portiere bisogna arrivare alla testa per portare alla partita. Mannini è molto bravo in quel senso, con chi ha lavorato ha avuto dei grossi meriti. A dire che è fiducioso sarebbe una frase scontata, a dire che sono convinto nel lavoro di chi ho scelto, sono convinto, nella squadra più volte ho parlato, non possiamo essere quelli delle ultime 7 partite,